Benvenuti e bentornati amici del cancro, qui è Carne Rosso. Come ce la stiamo passando? Spero bene. La luna appena passata era la vostra luna e ora ce ne sarà una ancora più intensa. Allora, vediamo l'energia generale per il cancro. Cancro, questa luna. Cancro, questa luna. Allora, cancro, questa luna, energia generale, cancro, questa luna. Cancro generale, questa luna. Allora, probabile che qualcuno abbia riaccolto nella propria vita una persona o che abbia deciso di dare una seconda possibilità a una situazione nella sua vita che potrebbe essere economica o familiare o comunque in qualunque senso lo si voglia intendere. Però con questa luna andrebbero fatti dei cambiamenti. Forse il ritorno di questa persona o questa situazione hanno riportato in ballo le stesse energie disfattiste e corrosive di prima? Potrebbe essere. Certo è che questa situazione vi sta rallentando, non è ciò che dovreste fare, per il vostro bene intendo. C'è chi considera questo un successo perché magari, non lo so, ritornare al posto di lavoro di prima è un piacere perché avete un posto di lavoro, o la persona che è tornata strisciando nella vostra vita così facendo vi ha fatto sentire come degli dèi, però questo sta rallentando il vostro progredire. Qua c'è una resistenza bella forte al cambiamento, che non è un cambiamento minore, è un cambiamento proprio di energie voluto, diciamo trattino dovuto dall'universo. Energeticamente parlando, quando i pianeti si muovono danno delle occasioni a certe energie di essere filtrate dal nostro sistema nervoso ed energetico in generale. C'è chi sceglie di andare con il flusso e, nonostante il disagio, andare in avanti, e c'è chi sceglie di stare fermo. Quindi fate la scelta giusta per voi stessi. Vedo che molti la faranno, perché nel giro di poco si renderanno conto che causa del proprio fermo è proprio questo riaccogliere forse delle vecchie abitudini più che vecchie persone, o comunque questa parte di voi che dovreste buttare, non la trattenete più, e infatti vi vedo guarire. C'è un po' di altalenanza nei sentimenti, nella chiarezza. Forse siete eccessivamente emotivi, però prendetela come ve la dico, non mi stupisco visto che stiamo parlando di un cancro. È comunque sempre correlato alla vostra insicurezza personale, al pensare che vi dovete difendere. Allora, guardatevi un po' dentro, questa è la vostra carta, guardatevi dentro, usate la vostra energia non per essere comprensivi e compassionevoli verso l'esterno, ma per esserlo verso l'interno. Ciò non significa essere indulgenti con voi stessi in situazioni che richiedono che tirate un po' fuori gli attributi, ma di essere piuttosto amorevoli nel dire ok, faccio questo errore di continuo, però adesso non lo faccio più. Quindi non punitevi eccessivamente, fate il cambiamento e andate avanti. Penso che molti lo faranno, perché questa luna mi sta dicendo che questo effettivamente è un tipo di energia che vi porterà ad essere più consapevoli di voi stessi e a prendere in mano la situazione. Ecco qua un'altra carta che riguarda la vostra energia. Penso che questa luna vi porterà molto in alto e molto in avanti, non senza dei disturbi come abbiamo visto, perché ci sono delle grosse strutture che vanno abbattute, avete aspettato fino ad adesso, e quindi probabile che il peso della struttura che cade faccia ancora più rumore di quello che avrebbe fatto magari in un altro momento. Ripeto, rivolgete quell'attenzione materna a voi stessi, ricordatevi che qui c'è in ballo il vostro futuro, non per spaventarvi ma per darvi uno stimolo in più. Siete scontenti, datevi la possibilità di smettere di essere scontenti. Cercate di invece capire la differenza tra sono soddisfatto di quello che
con questo tempo posso riuscire a ottenere, in questo momento posso sperare di avere, mi accontento di quello che capita, non sono la stessa cosa, ok? Non vi sto dicendo quindi di essere troppo buoni con voi stessi e rimanere dove siete perché è meglio di niente, e non vi sto dicendo buttate tutto all'aria perché assolutamente dovete fare totalmente diverso. Cercate di trovare qual è il punto nella vostra vita che vi dà un senso di pace in cui vi possiate considerare soddisfatti del percorso che avete fatto, ok? Andiamo a vedere poi l'amore. Energia per i Cancro che si ritengono, eccola qua, impegnati subito così di brutalità. Sempre la vostra energia. Qua stiamo parlando proprio di farsi la domanda giusta e scegliere. Allora, da tempo, quindi non è una conoscenza nuova probabilmente, le persone per cui sto per parlare, da tempo, da non so, 2 o 3 mesi, 2 o 3 anni, comunque. La persona di cui state pensando la conoscete già un po', no? E ci state costruendo qualcosa, ci sono buone intenzioni. Bene, questa luna vi dice, chiedetevi se questa persona è la persona con cui riuscite a vedervi sulla lunga distanza, perché voi state cercando di costruire, ma non sapete se la persona la vede nella stessa maniera. Quindi credo che questa luna vi darà la possibilità di esporre a voi stessi questa domanda e poi di porla più o meno direttamente all'altra persona e quindi di vedere se effettivamente la risposta è sì o no. Probabile che per molti sarà sì, però non stupitevi se per alcuni sarà no, quindi non arrabbiatevi con karma rosso. Allora, per quelli single invece, beh, pare che i vostri desideri diventino realtà. Potrebbe essere che incontriate la persona di cui stavate sperando. Se non altro avete mandato fuori con questa luna, state per mandare fuori visto che la guardate all'inizio, mandate fuori il desiderio, no? Esprimete questo desiderio all'universo, io voglio una persona così, così, così. E l'universo ascolta, l'universo vi sta dicendo, vi sto per mandare quello che mi chiedete. Assolutamente sì, io la interpreto così. Quindi può essere sì che conosciate qualcuno, sì, eccolo qua, che conosciate qualcuno in questo periodo. Oppure può essere che diate un taglio veramente definitivo interiore con il passato, per cui date a voi stessi la possibilità di costruire qualcosa di migliore. Comunque sia, mandate fuori nell'universo la richiesta giusta, energeticamente parlando, la formulate nella maniera giusta. Ricordatevi che vi dico sempre. A seconda di come emaniamo l'energia, poi la realtà si modula. Quindi voi state mandando fuori il tipo di richiesta, energeticamente parlando, giusta, in maniera che vi arrivi il rapporto stabile e sicuro. Ragazzi, chi non vuole il rapporto stabile e sicuro, ma vuole farfallonare, a me va benissimo, non sto dicendo che per forza vi dovete sposare, ok? Quindi siamo tutti liberi, tutti felici, però per quelli che stanno cercando funziona così. Anche perché credo che chi è singolo e sta ancora guardando, evidentemente è alla ricerca o vorrebbe sapere se c'è qualcuno all'orizzonte, no? Gli altri non penso che si mettano a guardare questa cosa. Quindi, grazie di essere stati qui ancora con me. Noi ci vediamo con le prossime letture o la prossima luna. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!